Ok, bentornati a un altro appuntamento qui da Robolab alla scuola Bombesin di Legnano. Oggi abbiamo con noi Alessia. Alessia, qui chiediamo, ma perché secondo te i ragazzi della tua età usano così tanto i social? Perché ci permettono di comunicare con persone lontane, di rimanere in contatto con il mondo in qualunque momento, per condividere esperienze, emozioni, con chi non ha la possibilità di viverle in prima persona. Ok, grazie mille Alessia. Qui vicino a me invece ho Riccardo. Riccardo, ciao Riccardo. Ciao. A cui chiediamo perché per te è così importante condividere i momenti della tua giornata sui social, e se lo è, perché magari non lo è, non lo so. Sì, per me è molto importante, così almeno faccio vedere quello che faccio quotidianamente ad altre persone, e anche se non sono sempre connesso, sempre online. Quindi non è vero che condividere è più importante che vivere? No, infatti, sempre meglio vivere esperienze nuove al posto che filmarle o fotografarle. Ok, grazie mille Riccardo. E adesso a fianco a Riccardo abbiamo Luca. Luca, a cui chiediamo se secondo lui e secondo il gruppo che ha lavorato con lui le nostre informazioni possono davvero essere private, le informazioni che mettiamo online. No, perché dal momento in cui accettiamo i termini di privacy sulle app che installiamo, possono accedere a tutti i nostri dati e sapere tutto di noi. Ah, ok, la sai lunga Luca. Chiediamo infine a Fabio che cosa farebbe se purtroppo gli accadesse qualcosa legato al bullismo, al cyberbullismo. Cosa faresti, Fabio? Andrei da un adulto di riferire dell'accaduto, come i miei genitori o un professore. Ok, sempre la soluzione migliore. Grazie a tutti e vi aspettiamo a un altro podcast direttamente qui da Legnano, dalla scuola Bombesin. Ciao a tutti!